Sul quanto sia ormai sottile il confine tra smartwatch e sportwatch abbiamo già discusso abbastanza e a mio modo di vedere il nuovo Garmin Venu è l'ennesima dimostrazione di ciò e la conferma che a volte un buono sportwatch con funzioni smart può essere molto più centrato di uno smartwatch che traccia anche l'attività fisica. Perché vi dico questo? Restate connessi e ve lo racconto subito. Comincio quindi parlandovi di quella che probabilmente è la caratteristica che prima di tutte salta all'occhio quando guardiamo il nuovo Venu 2, ovvero il display. La maggior parte dei prodotti Garmin è infatti dotata di un pannello LCD trasflettivo, che è indubbiamente utile allo scopo di essere sempre ben visibile, ma non è sicuramente il massimo dal punto di vista estetico. Venu 2, nella versione da 45 mm, è invece dotato di un bel pannello OLED da 1,3 pollici di diagonale che offre una luminosità regolabile su tre diversi livelli, che ci consente comunque di consultare sempre agevolmente tutte le informazioni a schermo. I colori sono brillanti e tramite l'applicazione Connect IQ possiamo scaricare e installare tantissimi quadranti pieni zeppi di informazioni. Il display è poi circondato da una doppia cornice, la prima nera sotto al vetro, praticamente invisibile perché si mimetizza alla perfezione con i neri del display, quindi se utilizzate un quadrante con gran parte di nero, ecco, non la noterete mai. La seconda invece è argentata, realizzata in acciaio inox e serve per proteggere questo vetro appunto da urti e da graffi. Il resto dell'orologio è realizzato in un polimero molto leggero, ma allo stesso tempo davvero tanto resistente. La cassa è spessa solo 12 mm e il peso è di 49 grammi, sempre parlando ovviamente del modello che sto indossando io con display da 45 mm di diametro. Insomma, è abbastanza comodo da farvi scordare di averlo addosso già dopo qualche ora di utilizzo. Il cinturino è in gomma, sufficientemente morbida ma sicuramente molto resistente. Il passo è comunque quello standard da 22 mm e permette quindi di sostituirlo in pochi istanti con una delle innumerevoli alternative reperibili online e non solo. Per controllare l'interfaccia di questo Venu 2 abbiamo a disposizione due tasti fisici e ovviamente il touch del display. Il tasto superiore permette di accedere al menu delle attività e poi funziona da tasto di avvio e pausa sempre per le attività, mentre quello inferiore consente di tornare alla schermata precedente e se premuto a lungo invece apre il menu delle impostazioni. Uno swipe verso destra consente di accedere ad un'applicazione a nostra scelta, potete impostarla voi nel menu delle impostazioni, nel mio caso sono i controlli per la musica, mentre con uno swipe verso l'alto o verso il basso si attiva il menu delle notifiche e anche del riepilogo dell'attività giornaliera. Tutto abbastanza intuitivo, o almeno lo diventa dopo pochissimi istanti di utilizzo. La navigazione all'interno dei menu è abbastanza fluida, anche se capita di intercettare ogni tanto qualche piccolo lag, nulla comunque che non si possa risolvere con un aggiornamento mirato. Restando sempre in ambito software, tra le funzioni che più ho apprezzato c'è sicuramente la possibilità di sincronizzare in locale le mie playlist di Spotify. In questo modo è possibile uscire a correre e connettere direttamente allo smartwatch le cuffie Bluetooth per ascoltare la musica senza bisogno di avere con sé lo smartphone. Spotify è solo uno dei servizi da cui è possibile ascoltare musica, ci sono infatti anche Amazon Music, Deezer e Pandora. C'è poi anche Garmin Pay, ma purtroppo ancora la mia banca non è supportata e quindi se vi interessa questa funzione verificate prima che la vostra banca lo sia. Spendo poi due parole anche a proposito di notifiche. Venu 2 può essere impostato per ricevere notifiche da qualsiasi applicazione presente sul vostro smartphone e posso assicurarvi che la ricezione è sempre puntuale. C'è però una differenza sostanziale a seconda che usiate uno smartphone Android oppure iOS. Con il primo potete infatti anche rispondere ai messaggi con alcune risposte rapide preimpostate, mentre se siete utenti Apple potete solo leggere e archiviare le notifiche senza rispondere. Non è certo l'interazione più profonda mai vista, ma ci sono molte alternative sulla carta espressamente smart che non permettono nemmeno la risposta a prescindere dallo smartphone in utilizzo, quindi comunque siamo su un livello tutto sommato potremmo definire standard. Mancano poi speaker e microfono, motivo per cui non è possibile rispondere alle chiamate direttamente dal Venu 2, che pure vi mostrerà comunque il nome di chi vi sta chiamando. Ma passiamo a parlare della parte forse più interessante, ovvero quella del tracciamento delle attività sportive. Già, Garmin è da sempre un'azienda leader in questo settore e nella produzione di sportwatch e devo dire che questo Venu 2, pur non raggiungendo i livelli dei Forerunner di fascia alta o dei Fenix di ultima generazione, riesce comunque a soddisfare ampiamente le esigenze della maggior parte degli sportivi, soprattutto quelli a livello amatoriale. Io l'ho utilizzato principalmente per correre e ho paragonato poi i rilevamenti con quelli del mio Forerunner 935, utilizzato in abbinamento a una fascia cardio HRM Pro sempre di Garmin. A livello di GPS la traccia registrata è assolutamente precisa e il fix è tutto sommato rapido, anche un pochino di più di quello del Forerunner, soprattutto quando non si tratta della prima sincronizzazione. Il sensore cardio è stato aggiornato rispetto al modello del 2019 ed è ancora un pochino
più preciso e reattivo. Non siamo ai livelli della fascia cardio, che pur non essendo a sua volta precisissima, offre sicuramente una misurazione più accurata. Le differenze maggiori si notano in occasione delle variazioni di ritmo continuative e repentine, e si parla di circa 4-5 battiti di scarto in difetto per il Garmin Venu 2. Tenendo bene a mente questa cosa, i grafici ottenuti restano comunque un'indicazione interessante di quello che è l'andamento della frequenza durante l'attività. Capirete quindi che anche nell'utilizzo di tutti i giorni le misurazioni del battito possono essere intese come riferimenti di massima, ovviamente, ma non hanno assolutamente alcun valore a livello medicale. E chiudiamo parlando di autonomia, che a mio modo di vedere è un altro dei punti di forza di questo Venu 2. Garmin dichiara fino a 11 giorni di utilizzo in modalità smartwatch e 8 ore di GPS e musica attivi. Una stima che si è rivelata corretta per quanto riguarda la registrazione dell'attività, dal momento che un'ora di corsa con musica consuma circa il 10-11% di batteria, ma che è leggermente inferiore se consideriamo l'autonomia complessiva. Nel mio mese di utilizzo non sono infatti mai andato oltre i 7-8 giorni, che sono comunque tanti se consideriamo la media delle alternative. La ricarica avviene tramite il connettore proprietario ed è abbastanza rapida. In circa un'ora il nostro Venu 2 si carica completamente, ma già in 15 minuti di carica otteniamo un buon 30%, che ci permette di affrontare tranquillamente fino a 3 ore di attività e quindi una giornata piena di utilizzo. Tiriamo quindi le somme partendo dal prezzo. Venu 2 costa 399 euro nella versione che sto indossando io in questo momento, quindi quella con quadrante da 45 mm e supporto alla musica in locale. Non è poco, certo, ma non ci giro molto intorno. Nel marasma di soluzioni a metà strada tra uno sportwatch e uno smartwatch, questo è probabilmente il più smart degli orologi sportivi e per molti utenti può rappresentare il compromesso più adatto. Io, ad esempio, lo comprerei. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like qui sotto, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e sempre qui sotto, all'interno dei commenti, fammi sapere un po' cosa ne pensi di questo Garmin Venu 2, se anche tu utilizzi uno sportwatch oppure uno smartwatch e quali sono secondo te in questo momento le caratteristiche che deve avere per forza un orologio per poter essere considerato acquistabile.